Buongiorno Gabriella. Bene, Buongiorno Patrizia. sono molto contenta di fare questa conversazione con te. E dopo quanti anni, Gabriella, stai lasciando il tuo ruolo di coordinatrice internazionale della rete Talitacum? Ho lasciato a settembre questo ruolo dopo aver compiuto 8 anni di servizio. Bene, allora noi siamo molto felici di farti questa intervista perché tu sei ancora un po' qui in ufficio da noi, soprattutto per la giornata mondiale di preghiera contro la tratta che ci sarà tra pochissimi giorni. E, quando tu sei arrivata qui, Gabriella, era il 2015. Sì, era il 2015, ma già nel dicembre 2014 ero a Roma e sono stata coinvolta per l'organizzazione della prima giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, che è stata proprio l'8 febbraio 2015, per cui la mia presenza alla UISG è stata precedente. Bene, ma noi vogliamo fare un passo indietro, no? Tu sei stata catapultata a Roma dal Brasile, Dall'Amazzonia, da dall'Amazzonia. Ecco, proviamo Porto a Velho. ricucire un pochino questa storia, Gabriella, questo cammino, no? E cosa è successo quando ti hanno detto che volevano coinvolgerti in questo progetto, quindi da un lavoro profondamente missionario, al lavoro più, diciamo, di ufficio, di coordinamento. Come ti sei sentita? Cosa è successo? Dov'eri? Allora, la prima sensazione che ho avuto è stata di uno strappo, di essere strappata da qualche cosa che stava iniziando, di un impegno a favore dei diritti dei bambini e delle bambine e degli adolescenti nella regione, con la diocesi di Porto Velho, che rappresentavo nel Consiglio Municipale della Difesa dei Diritti di Bambini, Bambine e Adolescenti. Un impegno che stava partendo e che metteva anche allo scoperto la piaga della tratta di persone in una regione profondamente segnata dallo sfruttamento. Ero arrivata da 2 anni e dopo uno sforzo di entrare, che è sempre all'inizio di ogni nuova missione, stavo veramente iniziando a mettere le basi per questo servizio. È qui che mi è arrivata la proposta di arrivare a Roma. Dall'altra parte l'ho accolta come una sfida perché ho sempre creduto e ho sempre sperimentato nella mia vita missionaria l'importanza della collaborazione, del lavorare in gruppo. E quindi l'invito ad arrivare a Roma l'ho sentito proprio in questa direzione. Bene, facciamo il viaggio, sei a Roma, il primo impegno del 2015 è proprio quello dell'organizzazione della prima giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, come dicevi tu, e poi immersa completamente nel coordinamento di Talitacum. Gabriella, che cosa hai fatto nel tuo primo anno di lavoro qui? La prima cosa è stata quella di andare a cercare dei vestiti e che fossero appropriati per l'inverno, perché ormai da 10 anni vivevo solamente l'estate e il caldo, per cui è stato riadattarmi al clima mediterraneo e ho tentato di prendere in mano il poco che c'era. Ricordo che era una cartellina che mi è stata lasciata dalla precedente coordinatrice, Suor Estrella Castalone, con una lista di indirizzi, per cui il primo lavoro che ho fatto è stato di prendere contatto con le reti nel mondo, tentare di situarmi nel contesto e mi ci è voluto tempo, mi ci è voluto più di un anno, non solo per i contatti, ma proprio per stabilire una relazione che è fondamentale. In alcuni momenti proprio anche le risposte erano: beh, ma chi sei? Che cosa vuoi? Ma che cosa sta succedendo a Roma? Per cui mi sono resa conto che il primo passo da fare era costruire una relazione. Su questa relazione con le reti, quindi con le basi, con chi lavora quotidianamente nell'impegno contro la tratta, che si è fondata
tutto il processo di costruzione di Italita come internazionale. Gabriella, in questi 8 anni possiamo dire che Talita Kum ha adesso una sua posizione, anche una sua visibilità. In questi 8 anni hai e avete, insieme, come dici tu, alle reti, alle altre sorelle che lottano nel mondo contro la tratta, costruito un'identità chiara di Talita Kum. Ma torniamo un pochino di più alla dimensione personale, Gabriella. In questi 8 anni, puoi condividere uno o due aneddoti che ti hanno veramente colpita, toccata, fatta sentire che veramente in quel momento era una missione, no? Per te importante. Uno o due aneddoti. Ma ricordo la sfida lanciata nel 2016 durante l'incontro, il secondo incontro internazionale. Il primo era stato nel 2011, quando Suarez Treglia era coordinatrice. E le sorelle provenienti dall'Africa hanno richiesto di iniziare la rete nei paesi del Golfo e nel Medio Oriente. Io ricordo che questa cosa mi spaventò molto perché è un mondo che conoscevo poco e che mi avrebbe richiesto un impegno anche a livello economico e umano di cui non avevamo le risorse. Ecco, a distanza di poco tempo arrivò la possibilità e abbiamo creato delle relazioni molto importanti con l'Unione delle Superiori Maggiori del Libano, e da lì è partito un movimento una riflessione, un discernimento che ha portato nel 2019 alla creazione di Wells of Hope, con una modalità che mi ha sorpreso completamente diversa, perché per la prima volta siamo partite con una rete interreligiosa, coinvolgendo donne di diverse etnie. Questo è stato per me uno dei momenti più forti, più significativi, dove veramente ho toccato con mano lo spirito di Dio che ci sta guidando e che continua a guidarci. Un altro momento importante credo che sia stato proprio la preparazione della giornata mondiale di preghiera. In queste 9 edizioni e in particolare quando abbiamo preparato la prima udienza con il Santo Padre, con Papa Francesco, dove veramente abbiamo costruito insieme a giovani, persone sopravvissute alla tratta, un dialogo con il Papa e la gioia che abbiamo provato tutte insieme a condividere questo tempo, un'udienza che è durata più di un'ora di ascolto e di interazione. Ecco, questi forse sono stati i momenti più intensi in questi anni. Credo che vi siate sentite, ci siamo sempre sentite molto supportate da Papa Francesco, sempre molto sensibili a questo tema dello sfruttamento delle donne, in particolare delle bambine. Sì, devo ringraziare il sostegno di Papa Francesco che è stato veramente vicino e sicuramente anche delle superiori generali. Cioè, mi sono resa conto che Talita Kum è veramente espressione della vita religiosa come un insieme, per cui di noi che siamo impegnate alla base, ma anche della leadership istituzionale. E questo incontro è stato forse l'abbraccio che ha permesso la crescita e a me ha fatto riflettere tanto. Veramente, quando riusciamo ad unire le forze in tante aree, in tanti contesti, sì, allora prendiamo le ali per volare. Le ali mi ricordano dei disegni, Gabriella, che ci sono, che c'erano nel tuo ufficio, disegni fatti da delle bambine che erano state riscattate dalla tratta. Ti Sì, ricordi quel viaggio? certo, nelle Filippine è stato il primo viaggio che ho fatto in Asia, dove ho potuto partecipare all'incontro delle superiori maggiori del sud-est asiatico, che era nel 17
17, credo, comunque 16-17, e da lì è partito poi tutto un movimento di creazione di reti nazionali, quindi di un impegno di approfondire e di qualificare la presenza di Talitha Kum in coordinamento con le conferenze locali delle religiose. E lì, quando sono stata nelle Filippine, ho visitato un centro di accoglienza per bambine sopravvissute alla tratta per sfruttamento sessuale, e qui porto nel cuore forse una delle immagini più drammatiche. Quando sono entrata c'era questa ragazza che ha dipinto questo trittico insieme che aveva in braccio una bimba che non arrivava a 2 anni, che io pensavo fosse sua figlia. La ragazza aveva sui 16 anni, 15-16 anni, e invece mi hanno detto che è stata la bambina più piccola riscattata dallo sfruttamento sessuale. Questa è un'immagine che porto nel cuore, non solo nella drammaticità, ma anche nella tenerezza di due persone che si accompagnano in questo processo, scambiando la tenerezza e l'affetto di chissà quanto è duro l'uscire e il camminare verso la libertà. Gabriella, ascoltandoti, credo che anche le persone che ti ascolteranno si sentono profondamente ferite, no? Da questo che tu stai raccontando. Ci sentiamo ferite come donne nella nostra umanità, nella nostra dignità. E sulla scia di questo, credo che anche per te non sia stato sempre facile lavorare, ascoltare le storie, accompagnare. Ci sono stati dei momenti in questi 8 anni, Gabriella, in cui tu hai detto no, io non ce la faccio, è troppo per me. Devo dire che l'esperienza che ho vissuto in Brasile, soprattutto i primi anni nell'Islam, nelle favelas di Fortaleza, l'incontro diretto con le comunità ferite dalla violenza, mi ha aiutata a crescere sulla capacità di accogliere il dolore e il dramma. Sicuramente sono una persona traumatizzata come di secondo livello, come tante di noi lo sono, che si dedicano quotidianamente a convivere non solo con le persone direttamente o indirettamente vittime di violenza. Ecco, per cui sì, ci sono stati dei momenti di grande difficoltà, ecco. Dall'altra parte credo che mi ha sempre tenuto, mi ha dato forza, due cose mi hanno dato forza. La prima è la vita spirituale, come spazio proprio di approfondire, di riconoscere, di dare nome anche a quello che viviamo, ma avvolto nell'abbraccio e nell'amore di Dio. E l'altro è l'essere rete. Ecco, il sostenerci le une con le altre, e in questa rete, veramente una rete inclusiva che non si riduce a Talitha Kum, ma che abbraccia veramente tutte le persone di buona volontà che si sono unite, che sostengono, che ci sono vicine. Grazie Gabriella, credo che questi due punti di forza siano un po' il messaggio anche che oggi lanciamo per tante sorelle e fratelli, laici e laiche che lavorano contro la tratta nel mondo, contro la tratta nel mondo e che hanno bisogno di prendersi momenti per prendersi cura di sé, no? Per sostenersi, per alimentarsi. Sì, e abbiamo bisogno di condividere con qualcuno che capisca quello che stiamo vivendo. Io credo che nella mia esperienza in Brasile uno dei punti di forza delle reti di Talitha Kum era proprio l'incontro con persone di cui potevamo fidarci, e quando parlavamo capivamo la sofferenza, la difficoltà, la lotta che ciascuna stava facendo, perché lo stavamo facendo insieme. A volte rischiamo di essere dei carri armati che vanno avanti da soli contro
con una forza incredibile. E invece ho scoperto che questa grande forza ci viene proprio dal coraggio di cercarci, di trovarci, di metterci insieme, di camminare insieme. Gabriella, stiamo facendo questa intervista che poi verrà pubblicata successivamente. Oggi è il 2 febbraio 2023, giornata mondiale della vita consacrata. Alla luce di questo ti chiedo, secondo la tua esperienza, anche aver lavorato a fianco di tante sorelle religiose, qual è lo specifico che la religiosa apporta nella lotta contro la tratta? Se c'è uno specifico. Io ho sempre sentito forte questa dimensione della sorellanza che nasce e si costruisce attraverso la vita spirituale. Oggi è la festa della luce, delle candele. Io credo che sia proprio questa luce della speranza che anche nelle tenebre più buie, anche nei momenti di crisi, anche quando vengono a mancare i soldi dei progetti, perché anche questo succede, viene accesa la luce della speranza che alla parola, della violenza, alla brutalità della violenza c'è una risposta, che è quella del Vangelo, che è quella della pace, che è quella della dignità umana, che è quella della solidarietà. Gabriella, io avrei ancora tantissime domande da farti, soprattutto perché questo percorso che tu hai condiviso adesso in questa intervista è un po' anche mio. Io sono entrata alla WISG pochi mesi dopo di te, quindi insomma mi sembra di aver percorso tutto questo cammino insieme a te, a fianco, ed è stato un piacere e un onore. Credo che tanti di noi vorrebbero dirti semplicemente grazie, e io mi permetto oggi di dirlo, questo. Grazie, facendo eco di tutti quelli che ti hanno camminato insieme a te. E, vorrei chiederti per chiudere questa bella intervista di cui ti ringrazio, cosa ti porti con te, Gabriella, di questi 8 anni? Sicuramente tante, tante esperienze, tanta la saggezza che mi ha insegnato il vivere in contesti così diversi, delle relazioni così, con realtà così diverse tra loro, ma sicuramente la gioia e la bellezza di un impegno fondato sul Vangelo, l'impegno portato avanti insieme. Credo che la gratitudine e la gioia le porto con me. Grazie Gabriella, e mi verrebbe da chiederti un'altra ultima cosa. Cosa lasci qui? Lascio Sor Ebi, lascio Suor Maira, Marion, ma soprattutto Sor Ebi che mi dà la possibilità di volare, di viaggiare, di iniziare e di continuare la mia missione. Ecco, lascio fiducia, lascio un'ottima leadership e credo profondamente che il cammino di leadership in una rete deve essere condiviso e fare spazio dando fiducia è fondamentale. Quindi grazie a Suor Ebi che mi permette di farlo. Bene, Gabriella, grazie di cuore e mi piace che chiudiamo questa intervista di arrivederci con la gratitudine e la fiducia. Grazie. Grazie.